Sono Carlo Sibilia, segretario della Commissione Affari Esteri e Comunitari alla Camera dei Deputati. Sto registrando questo video appello perché sono sinceramente preoccupato del precipitare in queste ore della crisi siriana, soprattutto in relazione alle dichiarazioni di Cameron, di Obama e in particolare di Hollande, che dice di aver pronto l'attacco entro mercoledì prossimo. Io chiedo in maniera specifica al Presidente della Camera, Laura Boldrini, e al Presidente del Senato, Piero Grasso, di convocare con urgenza le rispettive Camere e di porre in votazione la mozione Mussini al Senato e la mozione Grande alla Camera. In sostanza, queste mozioni chiedono che nessun genere di supporto da parte dell'Italia venga dato a nessun paese che voglia entrare con la forza in Siria. Nessun supporto di tipo logistico, quindi di utilizzo delle basi militari in Italia. Nessun supporto di tipo bellico, quindi nessuna arma italiana e nessun supporto di vite umane, quindi nessun militare italiano in Siria. Chiediamo che il Parlamento si possa esprimere con urgenza, esattamente nello stesso modo che ha fatto il Parlamento inglese. Naturalmente l'appello è rivolto anche al ministro Emma Bonino, che si faccia garante di rispettare le volontà del voto parlamentare. Quindi di fare il lavoro di esecutivo e di eseguire ciò che verrà espresso con il voto in Parlamento di queste mozioni. Naturalmente il mio appello potrebbe non bastare, nonostante il mio ruolo da segretario, però chiedo che ognuno di voi faccia diventare questo video virale e magari possa egli stesso metterci la faccia. Io intitolerò questo video con il mio nome e cognome e scriverò due punti: l'Italia ripudia la guerra, come recita l'articolo 11 della nostra Costituzione. Io mi auguro che tutti gli altri deputati di qualsiasi partito essi siano, di qualsiasi movimento essi siano, di qualsiasi appartenenza politica essi siano, gli intellettuali di questo paese e anche tutte le testate giornalistiche che vorranno diffondere questo messaggio, potete tranquillamente rispondermi anche con un video su YouTube. Io vi chiedo che questo messaggio sia virale e che finalmente l'Italia si possa esprimere in Parlamento. Grazie.